Gustavo Giovannoni, Marcello Piacentini e Luigi Piccinato vengono considerati fondatori di una cultura italiana del sapere disciplinare dell'urbanistica. I fondamenti della disciplina, nelle fasi iniziali, sono rintracciabili nell'influenza che personaggi come Cerdà, Steuben, Sid, Howard e Geddes hanno avuto nel rinnovamento dell'idea di città a livello internazionale. Il libro di Sid è recensito in Italia nella prima decade del Novecento, mentre quello di Steuben sarà recensito proprio da Piccinato nel 1926. Ne emerge un'idea di città basata su una concezione positivista che propone una pratica concreta di intervento. Il piano è il quadro di riferimento delle trasformazioni edilizie pubbliche e private e dell'organizzazione del traffico. Città a crescita monocentrica, differenziata nell'uso secondo la possibilità derivante dal reddito delle classi sociali. La zonizzazione è il riferimento della tecnica di realizzazione del piano, a cui si unisce una certa attenzione per l'inserimento del verde nella città secondo un modo di progettare che Steuben definisce organico. È presente inoltre la concezione dell'urbanistica quale tecnica e arte insieme, con un fondamento scientifico basato sulla convergenza di approcci diversi, igienico-sanitario, economico, sociale e produttivo. Negli anni 20 e 30 del secolo scorso, i congressi dell'International Federation for Housing and Town Planning costituiscono l'occasione per un confronto delle teorie e applicazioni pratiche sui temi dell'abitazione, della pianificazione urbana e territoriale e consentono di verificare la distanza tra la modernità di quanto si stava compiendo in quei campi e quanto invece si stava sviluppando, o meglio, non sviluppando in Italia. Gli argomenti trattati nei congressi spaziavano in un ampio ventaglio di temi: il decentramento metropolitano attraverso la creazione di città satellite e la ricollocazione dell'industria nel territorio agricolo, il regime dei suoli e le pratiche di esproprio, con chiaro riferimento al rapporto tra pratiche urbanistiche e spesa pubblica, la questione delle abitazioni popolari con una particolare attenzione alle necessità di sostegno delle abitazioni rurali in riferimento al tema degli squilibri territoriali, l'azzonamento quale strumento di controllo e distribuzione dei pesi insediativi con il corollario degli standard per spazi pubblici e parametri urbanistici. Giovannoni rappresenta in Italia tra il 1919 e il 1940 un importante riferimento per le sue teorie nel campo della salvaguardia e difesa del patrimonio architettonico, in quello della storia dell'architettura e solo in parte dell'urbanistica, perché in questo ambito affronta il tema della crescita e della trasformazione della città più da un punto di vista teorico-concettuale che da diretto operatore. Il suo intervento da progettista in campo urbanistico, infatti, risulta piuttosto circoscritto. Di lui Lachaulet ha posto in evidenza l'originalità delle sue idee nel contesto della moderna cultura della città, soprattutto per quanto riguarda la conservazione del patrimonio urbano, non confinato alla sola memoria, ma legato all'attualità, anticipando in un certo qual senso la politica di conservazione che in Europa si svilupperà a partire dal 1960. Piccinato, che si laurea nel 1923, trova suggestioni e suggerimenti nel pensiero di Giovannoni, soprattutto in relazione al rapporto tra la vecchia città preesistente e la nuova edilizia, alla conservazione del patrimonio storico della città e alla concezione unitaria del piano. Con una significativa differenza però, mentre per Giovannoni l'urbanistica è soltanto una parte del sapere composito di un architetto al quale è demandata la composizione dell'edilizia cittadina, Piccinato sosterrà con convinzione il primato del fatto urbanistico rispetto all'architettura che ne è subordinata. Di Piacentini invece Piccinato è stato prima allievo e successivamente collaboratore, entrando a far parte dello studio ed elaborando con lui importanti progetti, tra cui le prime proposte per il piano di Roma. In questo periodo inizia anche la sua carriera universitaria in qualità di assistente per il corso di edilizia cittadina e arte dei giardini nella scuola romana e a Napoli. Tale insegnamento successivamente assumerà la denominazione di urbanistica. La sensibilità verso le parti antiche della città, per le matrici storiche del territorio, considerate unitariamente, e la necessità di avere contemporaneamente una visione ampia del territorio nel quale è collocata la città, Piccinato li esplicita fin dalle sue prime elaborazioni progettuali a partire dal 1926 nell'ambito del gruppo degli urbanisti romani, di cui egli è stato uno dei principali animatori. Nel 1929 Piccinato enunciava con chiarezza
al 12° congresso dell'International Federation for Housing Planning almeno tre questioni che negli anni successivi saranno sviluppate con continuità e meglio precisati. La questione dei centri storici, che racchiudono in sé ancora grandi tesori che non sono individuabili in singoli edifici, ma che risultano dalla composizione di interi quartieri in cui tutti gli edifici, anche i più umili, contribuiscono a formare quegli ambienti che il dinamismo della vita moderna, con il suo crescente sviluppo di esigenze, sta poco a poco sommergendo. La questione della conservazione ambientale, in contrapposizione a coloro i quali, trasformare una città significa solamente isolare monumenti, collocarli in asse delle grandi strade, sventrare interi quartieri antichi, senza comprensione per l'ambiente nel quale il monumento è nato o è vissuto. O tutt'altro, dare ambiente a un monumento può voler dire fare dello stile, rifacendo una cornice pseudo-storica al monumento antico. E la visione urbanistico-territoriale ampia. Ed ancora più pericolosa e più grave è la mancanza di una visione globale e unitaria di un piano generale di trasformazione che presieda all'intero sviluppo cittadino, precedendo con le sue soluzioni d'insieme lo studio delle soluzioni di dettaglio, poiché in ogni modo il problema presenta due fasi, l'una generale e l'altra di dettaglio, e non è possibile affrontare la seconda senza aver risolto quella più completa e globale del piano regolatore generale. E qui davvero è un'anticipazione di quello che sarà la legge nazionale urbanistica del 42, il piano generale della particolare. Nel commentare la prima mostra nazionale dei piani regolatori, tenutasi a Roma a Palazzo dell'Esposizione nel 29, Piccinato allarga ancora di più l'ottica territoriale, inquadrandola in un raggio di azione regionale e nazionale, con una visione unitaria del territorio. L'eccessivo inurbamento di certe città dovrebbe essere risolto proprio con piani regionali di completo decentramento, pensati in modo da facilitare la permanenza della popolazione nella campagna. Certo, per raggiungere questa concezione urbanistica unitaria si impongono consorzi di comuni che si sostituiscano al singolo e che sostituiscano anzi all'interesse del singolo l'interesse generale della regione, poiché la città moderna va riguardata non più come un nucleo chiuso, ma l'opposto come un sistema aperto che tende a decentrarsi nella campagna. Su questa strada, che con i piani regionali apre nuovi orizzonti alla vita cittadina, il nostro urbanesimo dovrebbe avviarsi alla realizzazione di un piano non solo regionale, ma addirittura nazionale. E qui davvero anticipa alcuni temi che saranno oggetto di ampie elaborazioni e dibattiti in Italia negli anni 60 e 70, a proposito della necessità di redigere piani intercomunali e regionali e sul carattere dei piani aperti, e a livello più generale il ruolo della programmazione economica e della pianificazione territoriale che culminerà nel 1969 con la presentazione del progetto 80. La stagione certamente felice dei concorsi urbanistici negli anni 30 permetterà a Piccinato di cominciare a praticare e verificare sul campo alcune delle sue impostazioni concettuali, non solo il piano più noto in questa fase temporale per Sabaudia, ma anche i piani per Brescia, Benevento, Aprilia, che vedono coesistere concezioni architettonico-urbanistiche strettamente intrecciate in un'unitaria politica moderna. Indubbiamente però il piano di Napoli, elaborato tra il 34 e il 36 e approvato nel 39, rappresenta storicamente il primo sforzo per affrontare globalmente ed unitariamente il problema urbanistico della città, che fino ad allora era stato guardato episodicamente ed esclusivamente quale mera questione edilizia. Prima di tutto la visione ampia territoriale, mediante la proiezione della città oltre i confini comunali. In secondo luogo, la concezione organica di tutta la struttura, non solo urbana, ma estesa all'intero territorio comunale, con la previsione di nuovi organismi insediativi circondati e protetti da zone agricole. Le vecchie disposizioni legislative del 1865 limitavano infatti il programma dei piani regolatori all'abitato, escludendo il territorio comunale. Di conseguenza si escludeva la possibilità di incidere strutturale dal punto di vista economico e sociale anche una parte del territorio comunale rurale. Il piano di Napoli del 39 invece incideva decisamente sull'intero territorio comunale, anticipando un principio di fondo che sarà ripreso successivamente dalla legge urbanistica nazionale del 42.
Si prendeva in considerazione per la prima volta quale elemento rilevante di organizzazione del territorio il territorio extraurbano, il territorio agricolo. Per la prima volta in un piano urbanistico si formulava non solo la distinzione, ma la definizione del concetto di zona rurale, cioè di un ambito non costruibile per residenze urbane, ma costituente invece un elemento fondamentale e compositivo dell'economia e della struttura urbana. Nella relazione al piano si precisa che oltre alle zone propriamente urbane vengono contemplate altre categorie, nelle quali, insieme ai vincoli per la conservazione dei parchi e delle bellezze panoramiche, sono anche regolamentate le eventuali costruzioni nel territorio agricolo, al fine di salvaguardare il carattere rurale della campagna. Un'idea dunque di piena integrazione della città nel più ampio territorio agricolo. Nel 1937 Piccinato viene incaricato di redigere la voce urbanistica per l'Enciclopedia Italiana Treccani. È l'occasione, sulla scia delle numerose esperienze professionali condotte fino ad allora ed anche sulla base della partecipazione ai congressi internazionali, di definire e inquadrare in un ragionamento più ampio la materia urbanistica. Delinea e definisce la disciplina come sguardo unitario sulla città, sul territorio, sulla società e come sommatoria di saperi. I vocaboli che nelle varie lingue designano l'arte di costruire le città non sono sinonimi. Il tedesco Stadtbau e l'inglese Town Planning esprimono propriamente il fatto materiale dell'edificazione urbana, studio di un piano, sistemazione degli spazi liberi, costruzioni stradali e edilizie, e tale era anche il significato di edilizia cittadina. Il vocabolo francese urbanisme e il corrispondente italiano urbanistica hanno invece un significato più vasto, comprendendo non solamente il fatto materiale del piano regolatore, ma tutto il complesso delle discipline che hanno per oggetto i vari aspetti della vita degli agglomerati urbani. L'urbanistica, dunque, si potrebbe definire come lo studio generale delle condizioni, delle manifestazioni e delle necessità di vita e di sviluppo delle città. Il fine pratico cui tende l'urbanistica è quello di dettare le norme per l'organizzazione e il funzionamento di una vita urbana che sia a un tempo bella, sana, comoda ed economica. E poi ancora prosegue. L'urbanistica in generale guarda l'evoluzione della città nella sua totalità, poiché la città si può considerare come un essere vivente, in continua trasformazione. Proseguendo nella lettura della voce, Piccinato individua le materie che l'urbanistica principalmente assume a base dello studio e che forniscono all'architetto urbanista gli elementi necessari per la composizione del piano regolatore. Oltre alla specifica cultura tecnica, architettonica ed edilizia, vengono indicate lo studio storico-analitico dei piani delle città, l'igiene urbana, la statistica, la legislazione, la tecnica dei servizi pubblici, l'economia e la politica. Un architetto urbanista quindi con una formazione specifica particolarmente ampia in grado di spaziare dalla politica alla storia al diritto. Piccinato introduce la necessità di allungare lo sguardo, di andare oltre, di allargare la scala dell'intervento progettuale a partire dalle dinamiche di trasformazione territoriale in atto in quegli anni. L'urbanista può oggi guardare alla città come a un vastissimo organismo aperto verso la campagna e praticamente senza limiti. Queste possibilità hanno dunque distrutto il vecchio concetto di città quale organismo limitato, contrapposto alla campagna, e gli hanno sostituito quello moderno di regione, nel quale il primo tende a risolversi e prosegue. L'intera regione può oggi partecipare alla vita urbana, disponendo di vari centri di vario carattere, collegati tra loro mediante le maglie del piano regolatore stradale, cosicché al limite la città moderna si può considerare composta da un sistema di nuclei urbani a carattere residenziale, distanziati tra loro da zone libere e disposti in modo da poter servire i vari centri di produzione. Il centro degli affari, il centro amministrativo, il centro industriale, il centro portuale e commerciale, il centro dello studio, eccetera. Piccinato in questa occasione anticipa quanto sarà teorizzato e proposto molti anni dopo, in una visione quindi ancora più ampia e per quegli anni certamente avanti perlomeno di un trentennio. Basta pensare qui alla città-regione di Quaroni, alla teoria dei sistemi urbani, di sistemi di città e delle reti di Camani e di Matteis, alle cittadelle specializzate e così via. Infine Piccinato, già allora, conclude la voce con una amara constatazione. In Italia l'urbanismo
che ha fatto grandissimi progressi, ma mentre la tecnica e l'urbanistica ha raggiunto notevoli posizioni, la relativa legislazione italiana è rimasta invece ferma alle prescrizioni della metà dello scorso secolo, togliendo così all'urbanistica la possibilità di operare modernamente, indirizzando gli sviluppi urbani, regolando le trasformazioni delle antiche città, disponendo i valori edilizi secondo una più moderna e più economica distribuzione. Così, accanto a una tecnica progredita, manca finora in Italia una forza amministrativa capace di secondarla e di realizzare i postulati. Due anni dopo, nel 1939, Piccinato, commentando con ammirazione l'impostazione del piano di Stoccolma, illustrato al 17° congresso internazionale dell'abitazione e dell'urbanistica, ritornerà su questo argomento, insistendo sulla necessità di avere una legge urbanistica che preveda, ponga e risolva almeno tre punti: obbligo dei piani regolatori per tutte le città, obbligo di piani generali, come li chiama lui, piani di ossatura, e i piani di struttura verranno molti anni dopo, e di regolamenti edilizi per tutti i territori anche rurali, possibilità ai comuni di formare vasti demani di aree edilizie. Nel periodo 1940-43, anni difficili e complicati per le vicende belliche del secondo conflitto mondiale, Piccinato, in un momento di rallentamento dell'attività accademica e professionale, coglie l'occasione per approfondire con metodo e sistematicità la struttura della città medievale italiana. Egli parte da una semplice constatazione. Nei manuali di storia dell'architettura, l'urbanistica italiana comincia con il Rinascimento, ossia con i trattatisti. Comincia, insomma, proprio con l'epoca nella quale le città non si creavano quasi più, ma invece se ne inventavano piante fantastiche sulla carta e se ne costruivano teorie. Piccinato ritiene che ci si debba invece riferire al periodo precedente, per il quale propone una classificazione dei tipi urbani per poter costruire una cronologia, oggi si direbbe una narrazione, della storia e dell'evoluzione dei modelli di città. E da questa narrazione che Piccinato arriva a formulare l'ipotesi che proprio nel Medioevo si sviluppa un'arte della composizione urbanistica, che i tipi da lui proposti permettono di interpretare, del tutto particolare, che vede una forte integrazione tra componenti e soggetti diversi: popolazione, cittadinanza, governo, signorie, territorio, ambiente, diritto. Se la città e il territorio ci appaiono oggi come un insieme di luoghi, spesso privi di un senso compiuto e riconoscibile, è perché, gli sostiene, si è persa la memoria della loro storia, del lungo succedersi degli eventi che si sono sedimentati negli strati del suolo e degli edifici, e si è persa anche la capacità di raccontare questi eventi, di raccontare la loro evoluzione. Il breve ma basilare saggio fa riscoprire la città medievale italiana e restituisce ad essa il ruolo storico che le spetta. Costituisce a tutt'oggi, secondo me, una delle sintesi più efficaci in questo campo. Il 1947 per Piccinato è un anno di svolta per diversi motivi. Viene pubblicato il suo libro Urbanistica, col quale fornisce a una generazione di urbanisti quella che nell'immediato dopoguerra si poneva come la più avanzata filosofia generale dell'urbanistica del nostro paese, come scrisse Giovanni Astengo nella sua introduzione alla ristampa del libro da lui curata nel 1987. Una filosofia generale, un'ideologia o un mestiere, incentrata su una duplice consapevolezza. Il futuro della città nasce da un sentimento profondo della sua storia e del suo presente. E la pianificazione urbanistica, se vuole migliorare le condizioni della città e del territorio, deve riuscire a contrastare la rendita fondiaria mediante un sistema di regole chiaramente definite dal potere pubblico come espressione di una volontà collettiva. L'interesse con il quale è stato accolto il manuale è stato proprio il riconoscimento del carattere sociale dell'urbanistica, che in fondo lo ha fatto distinguere da altri strumenti similari prodotti nel corso degli anni 40 e 50. L'urbanistica, dice Piccinato, opera in pieno nel campo sociale, intimamente legata alla vita, alla struttura, agli usi, alle necessità, in una parola alla civiltà. Il sentire profondamente tutto questo deve essere posto senz'altro alla base di ogni studio urbanistico, pratico o teorico. E l'allontanarsi da questo principio non può non portare a vuota esercitazione accademica,
del tutto astratta e negativa. E sull'efficacia del piano ritornerà nel 1951, precisando che è l'aderenza logica tra piano e società che garantisce la bontà e l'efficacia del piano stesso. Nello stesso anno, 1947, si tiene a Bridgewater, in Inghilterra, il sesto congresso del CIA, il primo del dopoguerra. Non si trattò di un congresso tematico, bensì si cercò di svolgere un lavoro di riorganizzazione, di ripresa dei lavori e dei contatti. Nel corso dell'attività si riaffermano i principi formulati nei precedenti congressi, si riconfigurano le strutture organizzative e vengono delineati i temi per i futuri congressi. Partecipa a questo congresso l'architetto argentino Jorge Vivanco della Facoltà di Architettura di Tucumán e tra i principali fondatori e animatori dell'Istituto d'Architettura dell'Urbanismo, di cui diventerà direttore mantenendo questa carica fino al 1950. Qui apro una brevissima parentesi sul periodo che Piccinato passa in Argentina, perché è stato un periodo di svolta in un certo senso per lui, per vari motivi che spiego. A partire dal 1946 l'Università di Tucumán, con la guida del rettore Horacio Descol, aveva iniziato un'energica politica di riorganizzazione e ristrutturazione degli studi, inserendo anche nella docenza una forte componente straniera. Descol si pone un obiettivo di assoluta rilevanza: trasformare l'Università Tucumán in un centro di alta eccellenza nel campo della didattica e della ricerca. Egli trasforma la vecchia struttura accademica dando la priorità alla creazione di istituti universitari con l'obiettivo specifico di sviluppare la ricerca nel campo dello sviluppo ambientale e territoriale a partire dai bisogni e dalle risorse locali, in particolare nell'area del nord-ovest argentino. Nell'ambito di questo processo viene proprio creato l'Istituto di Architettura e Urbanistica, che è stato il principale motore di cambiamento nei metodi e nei temi della didattica in relazione al movimento moderno. Si avviò una forte sperimentazione, si modificò alla base il profilo dell'insegnamento con l'obiettivo di formare architetti che avessero conoscenze dei processi della progettazione e delle tecniche costruttive, conoscenze delle arti e scienze affini, con una coscienza sociale e consapevolezza dei problemi presenti. Coerentemente a questa impostazione, l'Istituto di Architettura e Urbanistica ha organizzato il lavoro formativo e di ricerca misurandosi con la realtà sociale, economica e produttiva della regione. Il piano di studio assumeva l'obiettivo di fornire e implementare i saperi disciplinari attraverso tre funzioni base che diventeranno il simbolo del nuovo corso: ricercare, progettare e costruire. In questo contesto l'Istituto allargava il suo ruolo di mero formatore per trasformarsi in prima persona anche in generatore di azioni progettuali e costruttive nel campo architettonico e urbanistico. Le proposte di iniziative intraprese non avevano paragone alcuno con le altre scuole di architettura del paese. La connessione diretta senza mediazione del ricercare, progettare e costruire, insieme alle relazioni dirette instaurate con le autorità pubbliche locali e la popolazione, permisero di avviare una serie di attività e interventi progettuali e costruttivi allora considerate all'avanguardia e che ebbero una vasta risonanza in ambito nazionale e internazionale. In questo contesto vengono contattati, tra gli altri, proprio da Vivanco, Ernesto Rogers, Enrico Tedeschi, Luigi Piccinato, Gino Cardaprima. La loro permanenza in Argentina, se per alcuni è stata temporanea, fugace, per altri invece è stata particolarmente significativa e formativa. Piccinato vi rimane fino alla fine del 1950, quando rientra a Venezia, sollecitato da Samonà dopo un anno di congedo, per riprendere l'insegnamento di urbanistica. E in Argentina, tra Tucumán e Buenos Aires, Piccinato, trovandosi proprio al centro di questo processo di innovazione dell'Università Tucumana, sviluppa un'esperienza umana, accademica e professionale di ampio respiro. Alla vigilia del rientro in Italia, in una lettera diretta a Giuseppe Samonà, Piccinato si sofferma sull'esperienza sudamericana. Quest'anno di Argentina è stato per me molto proficuo. Ho fatto un'esperienza veramente enorme. Ho visto e capito molti fenomeni. E do ora un quadro dei problemi sociali ed urbanistici quale non avrei mai sognato.
e non solo in ampiezza, ma anche e ancor più in profondità. Soprattutto il mio contatto con i sociologi, quali il Germani, è stato utile a chiarire i nostri problemi tecnici e a portarli a un piano pratico che prima intravedevo molto nebulosamente. Ho lavorato molto a una storia viva dell'urbanistica, vista non attraverso le forme urbane, ma attraverso le forme della civiltà, cercando i momenti di aderenza del piano alla cultura. E poi prosegue. Penso che ai nostri allievi bisognerà infondere con nuovo metodo la capacità di comprendere vasti orizzonti e di marciare in profondità più liberi di una tecnica urbanistica già in parte superata. Mai come ora mi sono reso conto della giustezza dell'impostazione dello studio quale tu hai saputo infondere alla nostra facoltà. Ma anche per quanto riguarda l'urbanistica mi sono accorto che resta molto cammino da fare. Lascerò l'Argentina con un certo rimpianto, ho vissuto un anno di libertà e di chiarezza. Per una strana congiunzione di fattori, e forse non così strana, le sperimentazioni condotte nella facoltà di Tucumán e l'esperienza dello IUAV si intrecciavano e integravano. Samonà, durante la sua direzione, utilizzato con lungimiranza le condizioni di autonomia gestionale dell'istituto, chiama gli architetti, gli urbanisti e gli storici dell'architettura più impegnati nella battaglia per l'architettura moderna e più convinti di mettere il paese al passo con la cultura internazionale. Architetti come Carlo Scarpa, Franco Albini, Ignazio Gardella, Daniele Calabi, urbanisti quali Luigi Piccinato e Giovanni Astengo, storici quali Bruno Zevi e Giuseppe Mazzarioli, strutturisti come Franco Levi e Giulio Pizzetti, artisti come Mario De Luigi, fanno dello IUAV con la direzione di Samonà una vera scuola pilota, un luogo dove sperimentazione, didattica e confronto fra le idee alimentano quotidianamente l'incontro tra docenti e studenti e nel quale il modello didattico si caratterizza per la convinzione che le discipline dovessero essere finalizzate, integrandosi, alla formazione culturale, etica e professionale dell'architettura. Quanto sperimentato prima a Tucumán e poi a Buenos Aires, Piccinato lo ritrova in un certo senso a Venezia, nell'impostazione generale dello IUA e nei programmi didattici, come riporta Elia Trincanato. I nuovi programmi delle materie compositive e di quelle urbanistiche erano centrati sui problemi relativi al vivere nella città, all'abitarvi, meglio al possederla o ripossederla. Lo IUAV con Samonà si è caratterizzato, nella mia personale interpretazione, per un modello didattico permeato da continue e ricorrenti intersezioni più che integrazioni, che contribuivano ad arricchire i diversi saperi. Illuminante per molti versi quanto scrive a questo proposito Giancarlo De Carlo. Zevi insegnava storia dell'architettura moderna, Piccinato e Astengo insegnavano urbanistica, Albini arredamento, bel gioioso carattere distributivo. Samonà composizione architettonica, la Trincanato rilievo, ma non aveva importanza quali fossero le materie, perché tutti insegnavano progettazione. Valeva il principio che nell'architettura non ci sono specializzazioni e che se un architetto docente è dotato di forte personalità, insegna sempre architettura, anche se la sua materia ufficiale è geometria descrittiva o scienze delle costruzioni. Samonà lascia la direzione dello IUAV nel 1971. Erano iniziati anni tumultuosi e difficili. L'unità architettura-urbanistica, tenacemente perseguita, incomincia a inclinarsi. Paradossalmente, afferma Franco Mancuso, è lo stesso clima culturale dello IUAV, così aperto e disponibile alla sperimentazione, che prepara il terreno da cui trae origine il distacco di urbanistica da architettura. Ma questa è un'altra storia sulla quale però bisognerà incominciare a fare una riflessione seria e approfondita. Piccinato comunque torna in Italia e dà via una riflessione sulla disciplina che contemporaneamente investe sia il suo fare urbanistica attraverso l'intensa attività professionale che riprende a partire da questi anni, sia l'attività didattica e di ricerca sulla quale riversa la sua grande esperienza operativa. In campo urbanistico i suoi piani sono il riflesso dei suoi scritti e costituiscono la rappresentazione e l'immagine più efficace e compiuta delle elaborazioni urbanistiche sulla città e del territorio.
Nel suo caso, più che in altri, si potrebbe dire che il pensiero urbanistico e le sue teorizzazioni si materializzano e diventano materia concreta e pratica operativa nelle elaborazioni progettuali e negli esiti delle tavole di piano. Definire la figura dell'urbanista e la forma e i principi del piano organico, riflettere sulla salvaguardia dell'ambiente e dei centri storici, aggiornare il quadro legislativo, sono tra i principali temi che occupano Piccinato tra i primi anni 50 e la metà degli anni 60. Insieme alle attività di applicazione e divulgazione della disciplina, Piccinato intensifica anche la militanza e l'impegno culturale e politico. L'INU costituisce uno dei punti di riferimento entro i quali riveste un ruolo di primo piano, diventandone un vicepresidente nel 52 e partecipandovi sempre attivamente. Il quartiere di Bellavista a Ivrea e il piano regolatore di Siena sono, a mio parere, le esperienze più interessanti non solo di quegli anni. Nel 1956 redige il piano particolareggiato per il quartiere di Bellavista a Ivrea, con la collaborazione dell'architetto Vittorio Girardi. Piccinato cercherà di introdurre e mettere in pratica in questa esperienza alcune delle istanze più innovative del movimento moderno, trovando in questo una grande assonanza con quanto Adriano Olivetti andava teorizzando e praticando. Come scrisse Gino Pampaloni, ciò che premeva in primo luogo a Olivetti non era dar vita a pezzi architettonici da antologia, ma affermare la necessità e fornire la verifica della possibilità di un'architettura sociale e qualitativa, che nasceva privata ma si proiettava naturalmente in una dimensione pubblica. Adriano Olivetti da molti anni andava sostenendo la necessità di connettere strettamente la pianificazione economica sociale con la pianificazione urbanistica, ponendo in tal modo le basi per una riflessione profonda sulla programmazione. E da sempre Luigi Piccinato aveva guardato questi temi, sostenendo l'assoluta necessità di organizzare e pianificare il territorio in modo razionale e coerente. Non bisogna nemmeno dimenticare che pochi anni prima, per il piano di recupero dei Sassi di Matera, si era fortemente impegnato all'interno di un laboratorio interdisciplinare con antropologi, sociologi, urbanisti ed esperti di programmazione, seguendo le strategie programmatorie di Olivetti, allora nella veste di vicepresidente del Munra Casas. La progettazione urbanistica del quartiere Bellavista si ispira al modello anglosassone del Neighborhood Unit, coniugando però tale impostazione con una particolare attenzione e sensibilità alle matrici tradizionali del territorio locale e del contesto ambientale. Forse è una delle ultime realizzazioni che conservano un'impronta ispirata ai principi olivettiani. Il quartiere fa parte di quel quadro urbanistico generale che era stato delineato dal piano regolatore di Ivrea e che, come Piccinato stesso scrive, va realizzandosi attraverso la costante azione unitaria che il piano impone. L'organizzazione planimetrica è articolata in modo da avere piccoli gruppi di unità abitative alternate da adeguati spazi aperti con giardini, spazi gioco per bambini e aree per orti. L'impianto urbanistico si svolge organicamente su di uno schema di circolazione stradale marginale e periferica, con penetrazione di strade residenziali a fondo cieco dall'esterno verso l'interno, dove si snoda una lunga zona verde contenente le scuole, l'asilo, i campi di gioco e il centro civico sociale. Le aree verdi articolano e disegnano gli spazi costruiti, rivelando in tal modo la sensibilità di Piccinato verso gli aspetti ambientali. E così è anche verso i collegamenti diretti all'esterno del quartiere, l'anello periferico ed i percorsi interni. Una grande attenzione è rivolta non solo alle distanze e percorrenze tra le unità residenziali e i centri collettivi comunitari, ma anche alle dimensioni dei viali, vialetti e percorsi pedonali interni, ai marciapiedi, alle strade di penetrazione. Ogni gruppo o unità abitativa è in diretta comunicazione con la zona verde centrale, dove sono localizzate le scuole, il centro sociale, i negozi. I percorsi pedonali e carrabili sono del tutto separati e indipendenti. Un altro elemento qualificante del disegno urbanistico è costituito dalla pluralità di tipologie edilizie che vengono previste e dalle dimensioni degli alloggi che vanno da 3 fino a 8 anni, a comporre quindi un'offerta molto diversificata. Case a schiera, case in linea, edifici a 2-3 piani, solo 2 edifici alti a 6-7 piani,
anche per tener conto delle considerazioni di Olivetti, che non desiderava che le case superassero l'altezza di 3 piani. Infine, le attrezzature collettive, dall'asilo d'infanzia alla scuola elementare, dai negozi alle botteghe artigiane, dalla chiesa agli spazi per eventuali fiere a mercato, conferiscono al quartiere quel carattere di comunità vera e propria di circa 5.000 abitanti, dotata di tutti i servizi necessari alla vita semiautonoma. Dal fitto carteggio che intercorre tra Piccinato e gli uffici dell'Olivetti emergono nelle fasi di progettazione del piano urbanistico anche diversità di vedute e contrasti su alcuni aspetti non marginali dell'impostazione urbanistica del quartiere. 4 sono i momenti più critici. Il primo nel 58, quando Piccinato si rivolge direttamente a Olivetti lamentandosi sul fatto che le cose vanno malissimo per quanto riguarda il gruppo di edifici dell'Istituto Case Popolari che non rispondono ad un minimo di coordinamento e di decoro con il resto del quartiere. Il secondo momento avviene poco dopo, nel gennaio del 59, allorquando gli uffici dell'Olivetti inviano a Piccinato una planimetria generale del quartiere con alcune varianti e sulla quale Piccinato osserva che a furia di spostamenti degli edifici si è finito per sviare gran parte dello spirito al quale era informato l'ultimo piano consegnato. Ancora pochi mesi dopo, ad una richiesta degli uffici dell'Olivetti di eliminare la tipologia delle case a schiera per sostituirle con altre più invasive e un maggior numero di alloggi, Piccinato risponde all'ingegnere Ducci sostenendo la difficoltà di trovare soluzioni convincenti senza alterarne completamente la fisionomia dell'impianto urbanistico. Infine, nel 61, dopo la morte di Adriano Olivetti, l'ultima battaglia del Piccinato per salvare il piano del quartiere, allorché esprime un parere fortemente negativo alla richiesta di spostamento del complesso a Chiesa Canonica, in quanto in tal modo si sarebbe alterato irrimediabilmente il carattere della composizione urbanistica dell'insediamento. Ecco, questo racconto, questa ricostruzione anche delle vicende più minute ci fa intendere il carattere ma anche l'impegno che Piccinato riversava sui suoi piani al fine di difendere non solo l'impostazione urbanistica originaria ma anche e soprattutto l'idea stessa di città che proponeva. Nell'urbanistica contemporanea il concetto di unità di vicinato non è più così centrale come è stato per gran parte dell'urbanistica moderna. Ma non c'è dubbio che permane ancora del tutto aperta la questione della definizione di un modello razionale dello spazio residenziale, dello spazio urbano e dello spazio pubblico, cioè di quello spazio che è generato dall'interazione sociale tra abitazioni e servizi collettivi di uso quotidiano. Per cui se è vero che non costituiscono più un riferimento i modelli dell'unità di vicinato di Berri, è anche vero però che sono tuttora valide e del tutto attuali i criteri di qualità ambientali che sono stati posti alla base della loro progettazione. E non vi è alcun dubbio che con quei modelli si è cercato di dare una risposta adeguata al bisogno sociale di servizi e di verde, all'esigenza di minimizzare gli impatti e i rischi ambientali dovuti all'interferenza del traffico veicolare e infine alla ricerca di una migliore qualità del sistema insediativo, del paesaggio urbano, dello spazio pubblico. Problemi tutti questi che sono ancora al centro dell'attenzione e della progettazione urbanistica che oggi, in Italia e non solo, persegue l'obiettivo del miglioramento dei livelli di sostenibilità attraverso la riqualificazione della città esistente e del territorio contemporaneo. Il modo di tradurre in un disegno urbanistico un insieme di requisiti di qualità ambientale dello spazio residenziale è oggi uno dei temi centrali della progettazione urbanistica, con una necessaria e, secondo me, doverosa specificazione. L'urbanistica contemporanea deve essere in grado di saper fare emergere questo disegno dal tessuto edilizio recente della città, che soprattutto nel corso di questo ultimo mezzo secolo si è formato ignorando proprio quei requisiti di qualità. I modelli classici dell'unità di vicinato, dunque, non sono più così attuali, ma non vi è dubbio che quei quartieri e quelle città che sono stati progettati ispirandosi ai principi di razionalità che essi proponevano appaiono a confronto delle nostre recenti periferie, dense o disperse che siano, ancora come una delle possibili forme della città sostenibile. La qualità insediativa del quartiere di Bellavista, nonostante alcune, per fortuna poche, modificazioni
risulta oggi molto superiore a quella di molte periferie, ahimè anche pianificate. Non è un caso che questa realizzazione, insieme alle molte altre che qualificano la città di Ivrea, è al centro di quell'iniziativa che ipotizza Ivrea a diventare patrimonio UNESCO, in quanto risultato di un progetto di impresa, di welfare e di coesistenza armoniosa tra impresa e territorio. L'altra esperienza significativa è, a mio parere, il piano per Siena del 1956. Il piano è frutto sì di un'impostazione brillante di Piccinato, Bottoni e Lucchini, ma anche è il risultato di un intenso dialogo e interscambio con la città tutta, le sue istituzioni, gli organi amministrativi, i cittadini. È merito della progettazione urbanistica e delle regole del piano se Siena è riuscita a proteggere il centro storico da cambiamenti di vasta portata. Gli obiettivi del piano erano quelli di non alterare il tessuto medievale, di non assediare il nucleo storico mantenendo il rapporto stretto con la campagna circostante che penetra al suo interno attraverso le valli verdi e indirizzare le nuove urbanizzazioni verso nord, articolandole in piccoli nuclei insediativi, distanziati tra loro e rispetto al centro dal verde e che non dovevano saldarsi gli uni agli altri per non comprimere l'area urbana. Il DRG affronta il difficile equilibrio fra conservazione e sviluppo. Per la prima volta uno strumento urbanistico italiano delimita l'ambito del centro storico, denominandolo zona A, proponendo esclusivamente interventi di salvaguardia e recupero del patrimonio storico e monumentale esistente. Anche il territorio extraurbano viene salvaguardato, introducendo nel piano aree agricole non edificabili se non per gli usi connessi alla produzione agricola e articolando i diversi tipi di prescrizioni e diverse forme di tutela del territorio extraurbano in relazione alle caratteristiche del paesaggio e dei suoi elementi costitutivi, dal sistema vegetazionale agli insediamenti rurali storici. Il piano nega l'espansione e concentra le nuove aree insediative prevalentemente sulle creste collinari, offrendo un sistema articolato di parchi pubblici fra i nuovi insediamenti, inserendoli all'interno del quadro paesistico. La scelta insediativa è quella del quartiere organico, formato da edifici residenziali di ridotte dimensioni e dotato di servizi indispensabili. Una piccola città giardino separata dalla città storica. Piccinato fu anche autore delle numerose varianti che si sono succedute per tutti gli anni 60. Poi nel decennio successivo subentrarono altri progettisti. Le varianti snaturarono alcuni dei concetti su cui era stato impostato il piano, le nuove esigenze di servizi, ma soprattutto una maggiore necessità di abitazioni, anche di edilizia popolare, nonché la previsione di un consistente polo residenziale a sud, hanno attenuato l'idea dello sviluppo monodirezionale verso nord ed hanno fatto venir meno il concetto della separazione dei borghi, non impedendone la saldatura. Nell'insieme però i nuclei insediativi creati a seguito del piano del 1956, come afferma uno studio recente, hanno dato una buona visione, non assumendo nell'immaginario comune il ruolo di borgate caratterizzate dal degrado. Le dimensioni limitate della città e l'attenzione della politica verso le nuove espansioni hanno prodotto quartieri dove la qualità della vita ha raggiunto standard elevati, pur con le tante problematiche emerse nel tempo. Nel 1961 Piccinato ha occasione di ritornare a riflettere sull'urbanistica, aggiornando la voce nuovamente per l'Enciclopedia Italiana. Il quadro di riferimento concettuale è più elaborato e si amplia. Emergono le istanze di un'integrazione più stretta dei rapporti di interdipendenza tra tutti i settori dell'attività umana. Si pone la questione della programmazione degli interventi, della pianificazione tecnica e con questa quella della pianificazione urbanistica in relazione alla programmazione economica. Siamo all'inizio degli anni 60 e a livello nazionale il dibattito sulla programmazione economica del Paese è questione centrale. Il processo di pianificazione economica, ideato dal governo presieduto da Fanfani, viene proposto durante il discorso programmatico pronunciato alla Camera dei Deputati il 2 marzo del 62. Fanfani per la prima volta presiedeva un governo di centrosinistra che comprendeva democristiani, socialdemocratici e repubblicani, mentre il Partito Socialista si asteneva sul voto di fiducia. Erano questi gli anni definiti dagli storici del boom economico. Quindi pianificare e programmare economicamente lo Stato diventava una priorità per il governo e i partiti della nuova coalizione del centro-sinistra.
Il programma economico del governo veniva presentato dal ministro a bilancio, il repubblicano Ugo La Malfa, il quale sottolineava la necessità di una pianificazione economica concordata sia con i sindacati che con gli industriali. Nel 62 La Malfa presentava il documento che prenderà il nome di nota aggiuntiva alla relazione annuale di contabilità economica nazionale. Cardine fondamentale di questi documenti era l'idea di una programmazione economica applicata a tutti i livelli di governo, da quello nazionale a quelli locali, cui doveva connettersi una conseguente pianificazione territoriale in modo da indirizzare e disciplinare in maniera ordinata le trasformazioni connesse al forte sviluppo delle forze produttive. Elementi caratterizzanti l'inizio di questa strategia furono dal lato urbanistico territoriale la legge 167 del 62 sull'esproprio delle aree urbane per i piani di edilizia economica e popolare, e dal lato la cosiddetta nota aggiuntiva, nella quale si sosteneva che gli squilibri territoriali storici del paese continuavano a permanere, forse con maggiore intensità, nonostante la crescita e lo sviluppo economico di quegli anni. Da ciò la necessità di avviare una seria politica di pianificazione economica al fine di diminuire il divario tra settori economici, ambiti territoriali e classi sociali. Sono questi due documenti, con più rilevanza il secondo, che apriranno un decennio fino al trasferimento dei primi poteri delegati alle regioni nel 1972, ricco di grandi idealità, anche di grandi illusioni e di un forte impegno culturale, politicamente intenso e pervaso da spinte innovative, ma pure da altrettanti pericolosi ritorni indietro. Ed allora Piccinato, immerso pienamente in questo clima, scrive: se la sfera dell'urbanistica si è più allargata, passando dai temi della pianificazione urbana a quelli della pianificazione rurale ed infine a quelli dei piani regionali, si può affermare che oggi si è dilatata fino a quella più generale dell'organizzazione di tutto il suolo. Di qui la coscienza sempre più viva della necessità di porre alla base della pianificazione urbanistica una programmazione economica che alla fine investa la struttura stessa della società. E poi prosegue: il riconoscere la necessità di una premessa economica programmata alla pianificazione urbanistica ha fatto sì che generalmente si tenda a identificare quest'ultima con la pianificazione economica, e quindi sociale e politica. E in realtà, per quanto ciò possa apparire inesatto, sta di fatto che l'urbanista, in quanto uomo politico, non può non collaborare con il sociologo e con l'economista, apportando un suo contributo continuamente vivo all'azione del pianificare economico, mentre a sua volta quest'ultima azione contribuisce a porre le basi necessarie affinché l'urbanistica aderisca alle strutture della società, interpretandole continuamente. In realtà, dunque, i due fatti si integrano e si completano. Né è pensabile una pianificazione economica che non si risolva in una pianificazione urbanistica. Proseguendo nella sua illustrazione della voce urbanistica, Piccinato contrappone la visione e l'idea della città inorganica, formalistica e chiusa, tipica della città storica e di quella del recente passato, a una concezione che si propone invece di strutturare città, territorio e regione in organismi più idonei, proporzionati nelle proprie dimensioni, cioè a dire a ciascuna scala di intervento il proprio piano. Ne consegue che il metodo tipico dell'urbanistica dell'inizio del secolo di procedere all'incarnamento delle vecchie città per successive addizioni periferiche, mantenendo fermo l'antico organismo, appare oggi assurdo e pericoloso. Esso ha portato e tuttora porta a un'involuzione della città, con conseguente successiva distruzione e rinnovamento dell'antica edilizia, moltiplicando nel vecchio corpo le sezioni stradali senza con questo risolvere il problema di fondo. La città, insomma, rinnova in tal caso l'edilizia, ma il suo organismo rimane quello vecchio, completamente inadatto alle nuove dimensioni. Legato a questo concetto è la concezione di piano aperto e continuo, in contrapposizione a quello di piano chiuso. L'urbanistica moderna, scrive Piccinato, riconosce nella città e in tutto il territorio la perenne presenza di forze in continua azione ed in continuo movimento vitale, che è possibile, anzi dannoso, imprigionare in una forma chiusa. Queste forme devono essere sorrette, guidate e dirette da una costante continuazione del pianificatore, azione che lungi dall'esaurirsi in un unico intervento, un piano,
deve piuttosto disporsi in una costante molteplicità di interventi pianificati, tale da costituire una pianificazione continua. L'organismo deve quindi fin dall'inizio essere concepito attraverso un piano aperto alle possibilità di una sua trasformazione, tale dunque da poter far fronte alle successive emergenze. E prosegue, piano aperto non significa affatto rinunzia al piano, ma l'opposto significa organismo capace di evoluzione nelle sue dimensioni, pur restando sempre un piano, ossia un programma. Piccinato riproporrà l'idea di piano aperto nel corso dei lavori per il piano regolatore di Roma, che continuerà in seguito a sostenere nonostante forti opposizioni. D'altra parte, le complesse, intricate e controverse vicende del PRG di Roma lo costrinsero a misurarsi con la durezza dello scontro politico, molto racchiuso nello schematico ambito degli assetti normativi. Nello stesso ambito si verificarono, del resto, i fallimenti dei tentativi di riformare la legge urbanistica da parte dei ministri Zaccagnini e Sullo, coi quali Piccinato, insieme ad Astengo e Samonà, aveva collaborato in qualità di esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 16 anni più tardi, nel 1977, Piccinato riscrive la voce urbanistica, questa volta per l'Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, edita da Mondadori. L'esplosione del progresso tecnico di questo quarto di secolo che esordisce ha posto una serie di problemi, non solo nei paesi in via di sviluppo, ma anche, forse di più, nei paesi sviluppati. Problemi che investono l'ambiente, sia questo il territorio o la città, e propongono nuove strutture sociali, nuove dimensioni, nuovi rapporti umani. Insomma, caricano gli uomini di una grande responsabilità. Di qui una sempre crescente difficoltà a prendere coscienti decisioni operative, data la complessità crescente delle forze che esplodono. Piccinato è più problematico. Riconosce che è in atto un grande processo di cambiamento e trasformazione, non solo delle componenti sociali, ma anche delle relazioni tra gli esseri umani, e l'emergere di nuovi fenomeni non immediatamente percepibili che rendono sempre più complessa l'assunzione di decisioni e l'individuazione di chiare strategie per uno sviluppo equilibrato e razionale del territorio. Rivendica però più chiaramente il ruolo che deve assumere l'urbanista nel processo di piano e nei confronti della programmazione economica. Bisogna ben dare atto, scrive, che ancora oggi in quasi tutti i paesi del mondo occidentale è stato ed è ancora l'urbanista il solo pianificatore e il solo programmatore a un tempo, proprio perché, dovendo affrontare la progettazione di piani, l'urbanista premette sempre, e non potrebbe essere diversamente, una visione programmatica. E in questa logica, Piccinato a ragion veduta, esprime un giudizio critico alla proposizione di metodi manualistici. Disgraziatamente, i metodi manualistici, quando manca un quadro di politica economica, risolvono ogni dubbio, assumendo i fenomeni stessi come una costante da proiettarsi in un certo arco temporale. Da qui la sua argomentazione sulla necessità che il piano urbanistico sia sorretto da una specifica politica di piano, ovvero in altri termini, che la pianificazione non sia conclusa in un unico disegno progettuale immutabile, ma sia invece continua nel tempo, onde guidare le scelte dei tempi e gli effetti indotti progettati. Sviluppa, e in un certo modo precisa, sia pure con qualche approssimazione, la sua idea di organismo in relazione al piano e alla necessità del superamento di una visione dell'urbanistica solo quantitativa e dimensionale. Ogni piano urbanistico dovrebbe proporre un organismo in continuo divenire attraverso un processo di crescita o anche semplicemente di formazione o di adeguamento. Pertanto non può essere concepito quale disegno fisso, definitivo, formale e chiuso. All'opposto, in esso deve raffigurarsi un organismo disposto ad accogliere la possibilità di far fronte alle conseguenze di eventuali emergenze, delle quali l'organismo stesso deve essere in grado di recepire gli effetti. Insomma, occorre superare la deformazione concettuale che pone a base dell'intervento urbanistico solo un concetto dimensionale, ingrandendo meccanicamente la struttura esistente onde rispondere ai nuovi bisogni, dimenticando così che ogni dimensione richiede un appropriato organismo. Occorre dunque che il pensiero urbanistico operi nel senso della pianificazione organica aperta a un continuo divenire. Ponendo poi la questione della programmazione economica in correlazione con la pianificazione urbanistica,
avverte la necessità di ricorrere ad un approccio di tipo strutturale, anticipando di qualche anno il dibattito che si svilupperà sulla necessità di avere un piano strutturale di indirizzo programmatico non prescrittivo a tempi lunghi ed un piano operativo esecutivo prescrittivo a validità limitata. Negli anni Ottanta inizia una fase nuova per l'urbanistica, che porterà ad una revisione profonda dell'apparato strumentale e concettuale fino ad allora utilizzato per leggere e progettare la città e il territorio. Si rilevano fenomeni di trasformazione territoriale di ampia portata, perdita dei confini, dispersione e diffusione insediativa, consumi di suolo sempre più consistenti, qualità insediativa e ambientale sempre meno soddisfacenti. Oggi, immersi nell'era dell'informazione e della comunicazione, la materia prima con la quale confrontarsi sembra essere quella dei dati e dei flussi immateriali. Il territorio sembra rimanere sempre più sullo sfondo, così come il suo uso sociale. I parametri interpretativi e progettuali fino ad ora utilizzati non bastano più per affrontare lo stato della città contemporanea. L'urbanista nel nostro tempo, dopo aver ritagliato una propria specializzazione rispetto all'architetto, mi sembra sia più orientato a sviluppare pratiche che consentano di seguire con l'apparenza della neutralità le dinamiche del mercato, piuttosto che approfondire linee e indirizzi di piano tesi al miglioramento del bene collettivo e sociale. Almeno in Italia mi sembra che prevalga l'idea che nella ridefinizione degli strumenti per la pianificazione del territorio, l'organizzazione dell'uso del suolo sia delegato sempre di più ai soggetti economici privati, lasciando alle istituzioni pubbliche, che dovrebbero tutelare gli interessi collettivi, una funzione meramente regolatrice, del tipo non disturbate il conducente. In questo modo vengono elaborati per i decisori politici ed istituzionali progetti e piani adattivi per politiche adattive, come se alla politica non si potesse chiedere altro. Di Piccinato, delle sue opere e del suo pensiero, che cosa ci rimane? Dei progetti, una quantità rilevante di piani urbanistici sparsi in Italia e nel mondo che hanno lasciato una chiara e ben definita impronta. Per creare una più viva coscienza urbanistica non v'è altro da fare che fare dell'urbanistica, trasferire cioè il pensiero teorico in una sede di pragmatismo quotidiano nel quale il pensiero diventa azione e obbliga quest'ultima a costruirsi attorno al pensiero. Del suo pensiero, le riflessioni sulla formulazione dell'unitarietà della città come organismo urbano, metafora scelta per esprimere il bisogno e la possibilità di una visione unitaria, la lettura della struttura urbana, costituita dall'articolazione complessiva degli elementi componenti, zone, tracciati, nodi centrali, eccetera, come aggregazioni coerenti di parti tecnicamente definite secondo criteri di razionalità locale, il suo approccio alla città con un respiro ed una visione territoriale ampia, regionale, la continua ricerca dell'aderenza tra città e società, tra urbs e civitas, che per Piccinato costituisce il riferimento fondamentale della pianificazione, strumento interpretativo per la storia della città e del territorio e allo stesso tempo strumento progettuale. La lettura critica dei caratteri e della genesi della città storica diviene in Piccinato componente vitale del mestiere, spunto per il riconoscimento dei problemi e per la proposizione di soluzioni. Mi piace concludere questo intervento con le parole di Luigi Piccinato, scritte a chiusura della voce urbanistica nel 1961 per l'Enciclopedia Italiana. Parole che mi sembrano non solo appropriate, ma del tutto attuali per i momenti che stiamo attraversando. Dobbiamo fare qui ancora un'osservazione circa l'aderenza del piano, ossia circa la sua capacità di esprimere la cultura e la società. In tutti gli ordinamenti appare chiara la grande responsabilità dell'architetto urbanista, quale interprete generale della società in cui opera. Nel suo progetto egli deve tenere conto in sommo grado di tutti i dati obiettivi, ma deve anche interpretarli e infine ciò che più conta risolverli in una sintesi, che è espressione nel senso crociano della parola.
La probabilità di successo del piano è strettamente legata a questi tre fattori fondamentali. In sede finale, il progetto realizzato può considerarsi come un'opera d'arte, ossia come un'intuizione che scaturisce dal mondo nel quale l'urbanista opera o del quale egli è figlio. L'aderenza del piano dipende dalla sua capacità di interpretare questo mondo e dalla sua capacità di tradurlo. Nelle grandi tappe della cultura democratica delle città-stato, Grecia, in parte Roma ed infine negli stati cittadini comunali medievali, questo mondo della cultura era grandemente omogeneo. Il progetto era capito, vissuto e sostenuto da tutto il popolo e da questo realizzato, i termini del progresso essendo subito tradotti in cultura. Si può ben dire che la città era un'opera d'arte collettiva. Non è stato così nei grandi imperi autocratici e non è così oggi nel nostro mondo, nel quale gli elementi del progresso tecnico, in gran parte fortemente divisi nel campo delle singole specializzazioni, non sono ancora diventati patrimonio universale di cultura, per cui è ben difficile oggi parlare della città quale opera d'arte collettiva. Di qui uno stato di crisi del pianificare che trova i suoi termini nella dicotomia progresso-cultura e la sua soluzione nel grado di coscienza urbanistica delle società. Grazie.